Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. E io sono Xuder e io sono la Pani. E oggi ragazzi, come siamo, vedete, nel mio account, come assolutamente vedete bene, visto che sennò parli sempre. Brava, account della Pami ragazzi, Dark Lady, 4000 trofei per lei, ciò nonostante abbia carte veramente da livelli ben più alti. Comunque 4000 trofei per la Pamina. E oggi ragazzi stiamo vedendo intanto il suo deck. Abbiamo un bel chest opening bausugoso da fare. Baule della corona, baule magico e nonostante tutto baule d'oro. Anche il baule, oh, quanta roba, quanta roba. Le 200 gratis monete, beh queste le prendiamo subito, vai vai, portiamoci a casa subito le 200 di gold, che sennò poi ce lo dimentichiamo. Andiamo a fare il primo chest dei tre bauli, quelli un po' più brutti, vai. Bene, così subito, attenzione all'argentino, 74 di gold per il primo skip, una valchiriona. Non lo so. 12 ordini. Tassito a 12 ordini di scherri, avanti così senza paura, no fear, no fear, secondo argentino, molto bene, molto bene, arriva il Suez, 12 Tesla, niente, per chiudere la prima rasciata con l'orello che andiamo a vedere proprio adesso, vai, 4 skip per l'orello, 248 di gold, molto bene, questi servono, questi servono. A me, non a te. 10 mortai. Questi non li usa nessuno. Forse qualcuno sì. 21 arcieri. Questi penso tu li usa nel deck. Ghiaccio ce li ho io. Ah, pure tu. Ah, non ce li hai, non ce li hai. E quattro rocket. Beh, ragazzi, prima di andare ad aprire i tre baulozzi, quelli più interessanti, andiamo a spararci una partitina con il deck della Pami, così almeno vi facciamo un pochettino vedere come funziona questo super giant con dietro le due streghe. Poi ovviamente sappiamo che andremo a perderla. Io per 8000 lo porterei al 10 lo spiritino. Bestia, ora che te ne 8000 li puoi spendere, vai tranquillamente. Poi tanto 5000 li fai. Portiamo al 10 questo spiritino per i ragazzi. Portiamolo al 10 questo spiritino. Vai, 8000 di gold. Vai, vai, vai. Portiamolo al 10, forza così. Non sono molto convinta. Non è molto convinta di portarlo al 10, ma vale la pena, perché no? Vale la pena. E allora niente, non lo portiamo al 10, lei non vuole, quindi ci portiamo direttamente in battaglia e andiamo a vedere un pochettino la partitozza con il Giant all'11. E poi andiamo ad aprire i tre bauli, quelli belli. Vai su Goji! Andiamo a vedere Mehul degli Howitz Dan, 4017 trofei per lui, livello 12. Attenzione, andiamo subito a mettere un bel Giant e prepariamo anche la strega notturna. Come puoi vedere, spirito del ghiaccio eccezionale in questo frangente che fa a fermare i due lurdi cavernicoli. Qua direi di giocare anche un Trist di Sgherri, vediamo se ci vengono in aiuto, seguiti anche dai 5 piscatelli. Fireball che va assolutamente a compensare l'attacco e quindi si rivela inefficace in questo frangente. Andiamo a giocare di nuovo la strega normale che dovrebbe riuscire a spawnare i tre scheletrini. Perfetto, vengono locati infatti dal drago inferno. Potremmo tentare un mini push con un cavaliere davanti alla strega. Qua gioco male io probabilmente. Vediamo invece la strega che riesce a tirare un paio di hit al boia, che però tira giù senza problemi. Ha recuperato con 5 di Elisir, ne ha recuperati 17 di quelli che abbiamo spesi noi. Quindi noi ci preoccupiamo di fermare subito il loro ariete da battaglia, che va ad infrangersi e di impattare comunque sulla torre in basso a destra. 1602, partita già seriamente segnata, probabilmente e potenzialmente persa, se non che noi proviamo a giocare davanti un Giant fuori legge per lui. Non mi fa paura, non mi fa paura, dovrebbe arrivare il drago, eccolo lì il drago, eccolo lì il drago. Andiamo allora a tirare una zap sul drago, speriamo che i pipistrelli, bene così, che vanno un attimo a deviare l'attacco del drago, e parte un super attacco che può fare davvero male. Andiamo comunque a spostare i grandi luridi cavernicoli, congelandoli e poi lasciando che la torre possa insieme agli sgherri tirarlo giù. Subiamo solamente un attacco, 1035, la torre in alto, siamo messi molto male, la torre in alto a destra. Wow, bellissima questa zap, ci ha regalato due di Elisir, ci ha regalato due di Elisir. E allora apertura con la strega notturna dietro, pronto il Giant per fare da tappo. Vediamo se in realtà è meglio mettere il cavaliere per fermare la rete da battaglia là sul ponte. Bene, due hit, bene con i pipistrelli, bene che andiamo. Fermato, avanti ancora con il Giant, avanti ancora con il Giant. E Drago Inferno di nuovo, andiamo a zappare in modo da dare la possibilità
al nostro gigante di entrare, va a tirare una hit 3.44, bellissimo centino del ghiaccio che va a congelare e gli tiriamo giù la torre, ragazzi. 42 secondi ancora da giocare, 611, loro gioca, lui gioca una coppia di lui di Cavernicoli, non ho ben capito quali siano le sue intenzioni, non penso di avere nessuna difficoltà in questo frangente, gli gioco un giant centrale così il boy va su di là, vuol dire che loro hanno il rocket allora quando si comportano così. Vediamo se lo spirito ci viene in aiuto, vai a congelarlo, bene così che lo congeliamo, bene così che lo congeliamo, e cavaliere davanti sul suo ariete da battaglia, vediamo, sì, direi che riusciamo a tirarlo giù, c'è la strega notturna intanto là, non so se avete visto che ha fatto le peggio cose, questa fireball completamente missata mi dà la possibilità di giocare il gigante centrale, andiamo anche a scaricare sui luridi e là portiamo a casa, come avete visto ragazzi, assolutamente impossibile fermare questo muro umano a livello 11 chiamato anche gigante, quindi direi alla nostra famina di partire subito con l'apertura dei chest, quelli più interessanti, e si va con il baule della corona, vediamo un pochettino, molto bene, vai, molto bene, due gemmine, due, 13 barbari scelti, questi non li usi, 13 goblin lancieri, brutta sito, 47 scariche servono, 9 magichini, e questi invece, e basta, cosa apriamo, il magichino o il clanetto? Paule del clan, 9 su 10, 9 su 10, vediamo se c'è comunque la probabilità di trovare dentro una leggendaria. 1404 di gold. Va bene l'apertura. 16 pietri. E questi mi sa che li usi. Una li ho appena potenziati. Molto bene. 3 gold in una puntaglia. Quanti ancora? 25.000. Questi mi servirebbero a me di brutto. 32 pietri. Questa non serve mai. Due skip. 95 scarichi. Attenzione, potrebbe avere la leggendaria, invece no. E 20 per 3 moschettieri. 20 per 3 moschettieri e 3 golem. Wow, super carta i golem, super carta. Beh, abbiamo l'ultimo baulotto da aprire, ragazzi, il baule magico. Vediamo un po' cosa ci trovi. Qua ce deve essere la leggendaria. Ci deve essere. Tanto hai già recuperato i soldi che avresti speso per potenziare, eh? 26 gigante. Sex Shooter Royale Cosina, 3322 su 2. 28 mortai. Questi non li usi. 41 scariche. Molto bene, scarica quasi al 12. 9 mortai. Questo dovresti usarlo di brutto. Uno cucciolo di arriva. No! Non arriva la leggendaria e tre clonazioni. Mamma mia ragazzi, mamma mia, pessimo bad chest opening anche per la famina, ragazzi, che purtroppo niente di interessante, sono un po' di gemme e un po' di gold. Beh ragazzi, io spero che questo nostro video vi sia piaciuto, mi raccomando di lasciare un bel like al video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo presto! Ciao!